Ragazzi, buonasera. Bentornati. A quello che all'epoca, inaspettatamente per me, è diventato uno dei miei format preferiti, che è puro gameplay, è puro giocare, ma a titoli che esploriamo randomicamente da un catalogo del GeForce Now, che fino a che funziona in questo modo e permette ciò che fa, sarà un servizio che pubblicizzerò per sempre. Quindi, io avevo ricevuto consiglio molto caloroso di recuperare Superliminal ed è qualcosa che ho assurda esigenza a questo punto di provare con voi, perché fin dai trailer mi pare che fosse quel videogioco dal stupendo odor di Echochrome. Non so quanti di voi conoscono Echochrome, ma Superliminal lavora molto similmente a quell'opera di prospettiva. Ed ero molto carico di giocarlo oggi pomeriggio, solo che ho scoperto invece in diretta, perché mi sono fidato alla cieca, sono andato dritto, che non c'è nel catalogo dei 1800 giochi del GFN. Quindi scegliamo insieme. Partiamo da questo presupposto. Qualora foste tra i pochi, presumo i pochi, che non mi hanno seguito nella tradizione GFN fino ad oggi, abbiamo una tecnologia che è stupenda e non ci ha mai fatto sentire input lag o artefatti visivi, se non una volta con Biomutant. Non so quanti di voi c'erano. Mi hanno richiesto di portare il GFN per aggiornamenti che ormai, secondo me, trascendono anche la logica, perché hanno aggiunto... Lo streaming è a 240 fps se si vuole, quindi anche a 240 Hz. Bisogna poi vedere quanto in effetti l'input arriva, ma tra Nvidia Reflex and Company avere 240 fps è buono, quantomeno buono, e o 4K 120. Io continuerò a dire sempre che, al di là di quello che non voglio adesso andare nel dettaglio, perché dovrei verificare se Nvidia Reflex si interfaccia col GFN, ma è molto bello poter non avere un colpevole. No, un colpevoletto notturna. Non dovevi presentarti come colpevole. Non volevo dare la colpa a nessuno. Artista, non volevo dare la colpa a nessuno. Ti sei presa una colpa che non era pubblica. Ma io sarò sempre promotore di una tecnologia come questa, perché permette a chi non ha un PC abbastanza potente o una piattaforma su cui giocare, quale è stata la mia crescita, tra l'altro, perché dopo il mio Pentium 2 passai al 4 con una V2 e fui contentissimo fino ad arrivare alla GFX 9008, ma quelli sono stati i miei picchi. Nel mezzo c'era il vuoto e avere una cosa del genere mi avrebbe cambiato la vita. È quello che vorrei dal PlayStation Now. Esatto, Shareable. È davvero quello che vorrei. Vorrei che raggiungesse... Ma anche
il catalogo, ne riparleremo in futuro. Ho già parlato spesso di quella situazione, sia per tutte le major tranne Xbox, che a livello di retro game e di storico, anche in nome del fatto che non ha, è un po' come l'America, no? Non ha un passato che arriva fino all'inizio degli anni 90, allora è riuscita invece ad avere una solidità molto più figa sulla struttura e colonne del suo passato, accessibili facilmente. Vediamo il catalogo. Giochiamo insieme, ragazzi. Dobbiamo scegliere, però una cosa voglio dirvela. Giocheremo Super Liminal. Lo faremo. Cioè, a questo punto me lo segno. Me lo segno. Potrei sovrascrivere i vostri desideri. Io non ho mai potuto giocare Beam NG Drive e credo che non possa esserci nient'altro che mi intriga più di quello che è il successore spirituale di Burnout lato fisica. Sarà molto difficile farmi cambiare idea. Besiege è fighissimo. L'ho comprato tempo addietro e lo volevo tantissimo giocare. È un puzzle fisico, come Penumbra. Ragazzi, siamo arrivati alla B e ho già quattro desideri. Astroneer? Cos'è Astroneer? Esplora e rimodella mondi lontani. Ambientato nel 25 secolo, all'epoca di scoperte intergalattiche che portano gli Astroneer, pionieri delle stelle, a esplorare le estreme frontiere dello spazio. È del 2016. Carulo, GeForce Now è un servizio il quale ti permette di streamare i giochi che devi avere acquistato, non è il Game Pass, ma che vanno praticamente renderizzati su un'altra macchina. Quindi performance, eccetera, non pesa sulla piattaforma che hai a casa. E non devi installare. Fondamentalmente è questo. È un cloud gaming che ha sempre funzionato da Dio e che io spingo con tutto quello che posso. Da ormai anni, tra l'altro. Mi permetto. Se vi annoiate, tolgo subito. Io devo fare questa cosa. Io devo fare questa cosa. Io devo vedere com'è questo gioco, perché non l'ho mai giocato e l'ho sempre desiderato. L'ho sempre desiderato. Guardate i danni, guardate i danni. Io sono anni, anni che aspetto di provare Beam. È praticamente il motivo per cui comprai Stuntman. E chi sta giocando? Io. Il mio avatar. Va bene, adesso loghiamo. Sono io. Sono mamma e papà. Froze mi scrive: qual buon vento ti porta su Beam NG? Una live del GeForce Now. Sono felicissimo. Eccoci. Adoro tutto. Però come si fa? Come si fa? Cioè, non è partito. È in esecuzione. Fammelo vedere. Come on. Dai, GFN in esecuzione. Aspettate, lo faccio ripartire perché secondo me ha fatto i capricci perché ha trovato quel limite di cartella. Vediamo un po'. Non ditemi che dobbiamo cambiare gioco perché BeamNG non va. Tempo di gioco, in esecuzione. Devo googlare. Scusate, come mai fai i capricci? BeamNG Drive GFN. Fix Beam NG Drive on GFN. Hanno un problema di compatibilità che Beam non ha mai patchato o GFN non ha mai patchato. Oh. No! È così da anni! No! Stavo già flashando gli incidenti, le velocità, le masse, le rampe, la fisica, il mio andare in brodo di giuggiole, il raccontarvi di Stuntman su PlayStation, poi il sequel. Il mio cuore è in mille pezzi, però su console BeamNG non c'è, quindi. E non può esserci troubleshooting in questo caso, perché Reddit dice che è così da anni. Evidentemente non hanno mai, essendo in early access,
Essendo in early access, lo faremo, Sirius. Non si può fare oggi, ma lo faremo. Non essendo in early, essendo in early access, BeamNG avrà qualcosa che ha dato fastidio. Halo Infinite Multiplayer. Devo stare molto calmo. Forza Horizon 5, avessi più tempo, lo farei al 100%. Astroneer riproposto mi piace. Fatemi esplorare ancora un po'. Ghost Runner l'ho giocato, meraviglioso. Meraviglioso. Molti mi hanno consigliato... Allora ragazzi, questa introduzione mi mette una certa ansietta. Uno, mi piacciono i giochi di carte. Due, adoro i roguelite. Tre, sono competitivo. C'è qualcosa che non va? Bisogna mettere in guardia? C'è una problematica? Devo togliere questo gioco? Devo chiamare un medico? Devo... È tutto perfetto, va bene. I menu sono bellissimi. Prenota da una specialista perché la dipendenza è una certezza. Adoro queste animazioni cartoon. E questa musica di Macalania? Mi chiamo Jimbo, sono qui per insegnarti come si gioca. L'obiettivo è guadagnare fish per battere il buio nemico. 10 anni su internet. Ho dei riflessi. Ho sviluppato una capacità di reset mentale talmente veloce da superare le sinapsi umane. Perché la mia gola, le mie corde vocali hanno attivamente innescato l'obiettivo di guadagnare fiche. E l'ho perriato e ho fatto sono stato un cazzo di maestro. E ho evitato un momento che non c'è stato. Mamma mia, incredibile. Per battere il buio nemico. Questo è un piccolo buio. Devi ottenere solo 300 fish per batterlo. Small blind. Seleziona il piccolo buio per iniziare il round. Adoro le animazioni. Eh sì, è poker in teoria. Solo che io non sono per niente competente in poker. Quello che conosco di poker viene dai dadi di The Witcher e da Kaiji, praticamente. Guadagni fish giocando mani di poker. Con ogni mano guadagni una quantità base di fish moltiplicata per un certo moltiplicatore.
trovi le tue mani di poker nell'area dati sessione, insieme ad altri dati sulla sessione attuale. Ah! Così posso vedere carta più alta, e fin qua ci siamo, coppia, la conosco, doppia coppia, la conosco, tris. Quindi tris è di numeri, non di simboli, ok. Cinque carte in sequenza, lo conosco, non era il full? Qual è la differenza fra full? Ah no, full è un tris e una coppia. Scala, ok. Ok. Tre carte di numero uguale tris. Scala è meno forte di full, ok. Full è 3 più 2, va bene. Colore, full. Poker, quattro carte dello stesso valore. Giocabili con una carta che non dà punti. Poi scala reale. Cinque carte in sequenza, valori consecutivi, che hanno lo stesso seme. Che bello il gioco. Bui. Attuale piccolo buio, tieni almeno 300 fish. Ricompensa, triplo moltiplicatore, immagino. Imminente, grande buio, imminente l'uncino. Ma me lo spiegherà lui. Anche con le carte guadagni fish. Passaci sopra il cursore. Ok. Ora seleziona fino a 5 carte da giocare e premi gioca a mano. Va bene, quindi io posso fare 5 carte. Non posso fare colore, non posso fare niente. E sono tutte di un certo valore, quindi posso fare questo, questo, questo e poi 9-9. Alla fine è uguale, almeno una coppia c'è. Ah, fino a 5 carte. E allora aspettate, fino a 5 carte vuol dire che posso fare anche 2? Gioca a mano. Più 9, più 9. E basta. Ok. Puoi anche scartare fino a 5 carte selezionate per provare a creare mani più forti. Provaci. Va bene. Scarta con Y. E quindi in questo caso io posso scartare il 6. Scarta Y. E il 2. Anzi no, solo il 2, perché poi posso fare 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ragazzi, non sono per niente esperto di questo genere di gioco da tavolo, di poker e così via. Quindi sto utilizzando la logica da gamer, fondamentalmente, e l'intelletto base del Sapiens. Va bene? Attenzione! Hai a disposizione un numero limitato di mani e scarti per round. Guadagna 300 fish prima di rimanere senza mani per vincere il round. Buona fortuna, ma se parti senza mani a principio... Scusate, io non posso fare 5, 6, 7, 8, 9 e 10? Ah no, perché... Perché non posso? Non è una scala? Non è scopa. Ok. Ah, 8, 9, 10. Ah, oh no, ho fatto la... Oh no. Oh no, ho fatto... Ma 6 di bastoni e vale uguale al 3 di soli. Va bene. Tieni presente che giocare 5 carte, anche se hai solo una coppia, ti permette di scartare le altre 3. E certo, certo. Ah, quindi Soler era il verme. Va bene. Allora facciamo... 1, 2, 3, 4. Gioca a mano. Ma il 7! Il 7! Dove... Non mi ha raccolto l'altra carta! Ho sbagliato! Non l'ho raccolto! Che culo. Non faccio così schifo, allora. L'ho deselezionato io. Sciocco me. No, devo scartare di più. Oh no, perderò. 6, 6. No! Facciamo così. Scarto questa.
Scarto il 3. Ah, ecco, mani ne ho ancora una. Scarti ne ho due. Ho tipo perso tutto. 5, 6, 8, 10. Aspettate, scarto anche loro. Scarto lui. Un 7. Va bene, ma facciamo 1, 2, 3, 4. E poi ho ancora una coppia. E ho il moltiplicatore, no? Ok. Ascolta, bimbo bimbo, sono una pippa. Devo imparare. Diventerò un mostro, sono sicuro. Ma si parte da mega pippe informi. Quindi lasciami... Ho fallito nel tutorial. Ho fallito nel tutorial. Però non c'era input lag. Grazie, GFN. Nuova sessione. Gioca. Ma i suoni, bellissimo. Ok, ora che ho imparato, scarto il 2. Il J. Scarto questi intanto. Ok. Quindi posso fare 5, 6, 7, 8, 9. Scala. Gioca a mano. Ok. E poi ho da scartare il 3 e il jolly. E posso fare 5, 6, 7, 8 e 9. Scala. Gioca a mano. Ho vinto. Sto imparando. Imparo. Ho incassato $5. Strano. Un gioco di carte sull'azzardo che non ha microtransazioni reali. Che scelta stupida. Chissà se insegnerà qualcosa a quegli sciocchi. Ottimo lavoro! Ora che hai le mani piene di soldi, puoi comprare delle nuove carte dal negozio. Compra questo bel diavoletto. Va bene. Questo è uno dei 150 jolly che puoi aggiungere alla tua sessione. Ogni jolly fa qualcosa di diverso. Questo aggiunge più 4 moltiplicatori a ogni mano che giochi. Scegli bene. Puoi avere solo 5 jolly con te alla volta. Ora compra l'altra carta dal negozio. Potenzia carte selezionate a 2 carte selezionate. Ok. Questo tarocco è una carta consumabile. Potenzierà le tue carte. Puoi avere fino a 2 carte consumabili alla volta. Se risparmi abbastanza puoi comprare un buono. I buoni migliorano passivamente la sessione. Guadagni permanentemente più una mano per round. I buoni vengono riassortiti dopo che sconfiggi il buio boss. E dai un'occhiata a entrambe le buste di espansione in ciascun negozio. Sono piene di carte utili. No, scegli una tra un massimo di 3 carte da gioco da aggiungere al tuo mazzo. Scegli una tra massimo 3 tarocchi da usare immediatamente. Se selezioni il grande buio, guadagnerai dei soldi. Oppure scegli di saltarlo per ricevere un patto. Ogni patto ha un effetto unico. Ma tieni d'occhio il buio boss. Ha un'abilità che dovrai tenere in considerazione. Se lo batti, l'ante aumenta e tutti i bui diventano più difficili. Scarta 2 carte casuali per mano giocata. Batti l'ante 8 per vincere. Ora scegli la tua strada. Patto spazzatura. Da $1 per scarto non usato in questa sessione. Seleziona, giochiamo.
Quando tieni più carte, ricorda che puoi riordinarle. I jolly si attivano da sinistra a destra. E assicurati di usare i consumabili. Seleziona fino a due carte nella tua mano e poi premi usa sul tarocco per potenziarle. Ok. Ma non, forse conviene usare il mouse in questo caso. Più 4 moltiplicatore. Quindi faccio questo. Questo. Faccio questo, questo. 2, 3, 4, 5. Non può, non basta. Quindi faccio uno di questi. 1, 2, 3 e basta. Perché così posso fare la scala. 3, 4, 5, 6, 7. Buttiamo tutto. Gioca a mano. Ok. Pubblico su Telegram il fatto che sto giocando a Balatro. Penso che la gente non se lo stia aspettando. Penso proprio che non sia ciò che ci si aspettasse. È successo live ora. Ok. Ho già 420. Ah, vabbè, ma è un tutorial praticamente. Va bene. Quindi faccio 1, 2, 3, scarta. 2, 3, 4, 5, 6. Scala. Gioca male. Ho fatto 820. Ma se ci pensi, Hollow Zanghezzo, tu dici: mamma mia, non ce la faccio a vedere qualcuno giocare a carte senza fare backseating. Ogni giocata diventa una stilettata. Ma era così anche all'inizio di Inscription. E poi siamo arrivati a fare le sfide endgame segrete post-ending in cui facevo il giocoliere mentre vincevo. Cioè, è quella la figata. È quella la figata. Perché io non ho mai giocato a carte in vita mia, praticamente. Mai, neanche, cioè, proprio dal vivo, non ho mai giocato a carte. Quindi mi manca una base, mentre magari invece a livello istintivo vi ricordate quanto vi ho stupefatto con Enter the Gungeon? Perché invece a livello di riflessi, a livello di movimento e di occhio ho il talento, l'esperienza pregressa. E invece qua faccio schifo. Però posso diventare, no? Si può. In casa $6. Ho $6. Voglio provare a fare. Scegli uno tra massimo 5 tarocchi. Apri. Crea un jolly casuale. Potenzia una carta selezionata a carta d'acciaio. E che vuol dire? Converti fino a 3 carte selezionate in picche. Seleziona 2 carte. Converti la carta a sinistra nella carta a destra. Non ho idea di cosa significa. Converti fino a 3 carte selezionate in fiori. Non posso. Ma quindi non entra nel gruppo permanente? Cioè, è solo per queste sessioni? Non credo, no? Comunque, picche e fiori, mondo e luna sono fortissimi. Quindi dovrei fare usa. Ah no, l'ho già fatto allora. L'ho scelta, no? Oh mamma mia. Forse col controller si capisce meglio. Vediamo un po'. Se io seleziono.
No. Non puoi fare errori, capite? Cioè, devo selezionare tre carte prima. Quindi devo fare in picche. 4, 5, 6, 2. Ah, ma quindi io pensavo di aggiungere al mio mazzo, ma non di consumarlo subito. Te lo fa consumare subito, le opzioni sono le stesse, ok. Ho capito. E allora a sto punto, jolly. Carta di debito. Il debito arriva a meno 20 dollari. Non so neanche cosa vuol dire. Vabbè. Il debito. Mi sembra un po' schifoso come... Ok. Ho 4 dollari. Scegli tra una, tra massimo tre carte pianeta da usare immediatamente. Io devo scoprire le meccaniche. Adoro questi mazzi foil, ragazzi. Aumenta di livello full. Aumenta di livello scala reale. Aumenta di livello coppia. Ok. E beh, scala l'abbiamo fatta un sacco di volte. Ah, era scala reale o no? Quindi era meglio coppia. Pensavo che fosse scala. Devo imparare. Scusate, ho letto male. Boss fight. Non farò più questo errore. Pensavo che fosse scala. Non scala reale, che è impossibile, ovviamente. Va bene, devo fare 600. Scarto due carte casuali per mano giocata, va bene. Ah, vengono permanentemente. Ah. 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 No, giusto, mi ha scartato. Mi ero dimenticato della sua regola. Oh no. Volevo fare colore. 3, 4, 6, 7, 8. Questo non conta, vero? Qui non ho... Devo ancora imparare moltissimo. Ogni run puoi personalizzare il mazzo cambiando carte e semi-abilità. A ogni morte si resetta tutto. Ah, fighissimo. Esatto, possiamo usare... Possiamo usare gli scarti. La scala reale è 6, 7, 8, 9, 10. No. Ah no, è una scala. Non è una scala alta, è una scala dello stesso seme. Ah, merda. Cavolo, siamo vicinissimi. Però mi può scartare due carte a caso, quindi è pericolosissimo. La sua abilità è fortissima. In teoria dovrei... Ma non può... Cioè, se scarto se scarto queste, mi pesca altre quattro carte. Però io ho soltanto... Ho capito cosa mi state dicendo. Finché non gioco, non mi scarta. È per mano giocata. È molto bello sto gioco. Due, tre, quattro, sei, sette. Quantomeno abbiamo colore così però. Non scarto queste, sicuri? Oh, grazie, Nerevar. Se scarto queste, magari... Ci può stare, no? Vado di colore subito? Quindi faccio due... Faccio un colore forte. Sette.
colore e uso questo. Perché ora diventerà... No. Non posso... Cioè, questo più 4 non si deve usare. Non mi fa per 8. Non diventa 35 per 8. Ah, lo usi in automatico. Lo usi sempre. Ah. Più 4 molt, però... Non è... Cioè, 4 non è colore. Il gioco è passivo. Ah, ok. Gioca male. Quindi ora che succede? Il Jolly fa qualcosa? Sì, per 8! Ok, allora ho capito. Ok, l'importante è che non ho sbagliato a ragionare. L'importante è che non ho sbagliato a ragionare. 2, 3, 4, 5, 6. Vabbè, ma qui si va al top, ragazzi. 2, 3, 4, 5, 6. E via. No, ragazzi, no. Questa è dipendenza. Oh, no. Oh no. Oh no. No, 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 no. Si arriva a miliardi. Ragazzi. No. Cane. Zawa. Zawa. Quindi vengono... Quindi tutte queste vengono utilizzate passivamente? E che cos'è il debito? Cos'è il cambio 5 dollari? Oh merda. Seleziona Small Blind. Migliora poker di 3 livelli. Ma saltare... Ah, il cambio refresh il mercato e conta, ok. In italiano è un po' meno intuitivo, lo ammetto. Il debito ti fa andare sotto di 10 dollari. Il cambio è il reddito dello shop. Ok. No, vabbè, ma fai dei numeri che non hanno senso. No, raga. No, 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 no. Devo andarmene da qui. No, devo andarmene. Dell'arcade 1-1.
comincio a capire, eh? Io comincio a capire, eh? Eccoci! Peccato che non è... Peccato che non è reale! Era praticamente scala reale! Ma colore... È meglio scala perché ho questo, ragazzi. Ah, scala colore, Mike. Scala reale parte dal 10. Ah, ok. Vabbè. No, no! No. No, 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 no. No, 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 no. Scusate, volevo fare un'altra scala. Vabbè, non importa. Ho tutto quello che voglio qua. 1, 2... Ho full. Ah, è vero, 1, 2, 3, 4, 5, perché l'asso è 1. Ragazzi, non conosco poker. Dovete ricordarvi che non ho mai giocato a poker in vita mia. Quindi piano. Nel senso... Ah, ok. Ora, ho scritto nel cervello. Quindi ho full, no? Perché ho 3... Ah no, ho tripla doppia co... E non posso però, non ci faccio niente. Cioè, faccio questo. Sì. Sì, vai. Tanto ormai è vinta, perché cioè non ho stravinto, avrei stravinto, ma... E ok, vabbè, ci sta. Ok. E questa cosa... Cioè, posso vendere. Il debito continua a non capire a che mi serve. Se superi il punteggio necessario con una singola mano, il punteggio va in fiamme. No. A comprare in debito. Ah, puoi arrivare fino a... Ah! Quindi posso fare questo. Distruggi una carta casuale nella tua mano. Aggiungi due assi potenziali. Applica un effetto foil, olografico o policromo a una carta. No, mi sento male. Aggiungi policromo a un jolly casuale. Distruggi tutti gli altri jolly. Ma sei pazzo? Ma un jolly casuale, a inizio run devi farlo. Converte tutte le carte in mano in un singolo valore casuale. Meno uno che vuol dire? Che sono tutti uguali? Quindi fai costantemente doppia coppia? Cioè, che vuol dire? Non ho capito. E quindi? Niente più scala. Non puoi più fare scala. È per fare sempre poker. Ma non posso più fare scala, no? Cioè... Ah, solo per queste carte! Non lo so. Mi piace questa. Sono scemo. Cos'è? Dai, bellissimo! Guarda che bello! Mentre rimane in mano. Ok. E poi facciamo... Però non so... Poker d'assi? In che senso? Non so cos'è un poker d'assi, ragazzi.
Mea culpa. Cioè, studio e vi prometto che imparo, ma la prima volta devo imparare. Sono quattro assi. Ah, ok. Ok. E non li hai già di base nel mazzo quattro assi? Salta, così potenzi il jolly. Nel senso che se salto... Cioè, salto... Perché se salto potenzio il jolly? No, lo so che adesso li ho in mano, ma questa non è una giocata, no? Non, cioè, non ho... Non li avrò quattro assi in mano nella prossima partita. Verranno pescati a caso, no? Quando salti una busta di espansione, pensavo non comprandola. Pensavo che saltare un'espansione fosse non comprarla. Sì. Che figo! Ho più probabilità, perché quindi mi ha aggiunto degli assi. Ok, ok. No, questo non è backseating, questa è spiegazione, sono felicissimo, cioè la cosa bella. Questo non è backseating. No, ma che backseating? A me darebbe fastidio, se non sto sentendo nessun fastidio. Siete fantastici. Ok. Tutte le carte di quadri sono penalizzate, va bene. Un po' razzista. Godo. 1, 2, 3. No! Non ho il 4! Ok, però sto finendo gli scarti, eh? Vorrei un 4. Però esatto, con tre assi è full. Però così tolgo il poker. Ci sta, ci sta. Se no non farò mai i punti giusti, ragazzi. Madonna, che bomba. Culo così cattivo. Ok. Questo jolly guadagna 0,5 per ogni carta venduta. Si ripristina. Si ripristina quando sconfiggi il buio boss. E io come le vendo le carte? I jolly posso vendere. O posso vendere anche le altre mazze. Merda. Thank you.
non devo mai più far partire questo videogioco. Cosa avete fatto? Road Camelot, Flix, Player 316443372, Cosa Rito, Duncan, PG, Chaosphere. Welcome back, grazie di cuore. Allora. Merda. Devo rischiare, allora. L'asso lo teniamo. Questo via, questo via. No, questo lo teniamo. I simboli vorrei toglierli. Però uno scarto con una carta sola, secondo me è un grosso problema. Sto facendo un errore, ma non riesco a resistere perché il gioco d'azzardo mi porta a voler scoprire se ottengo un 9 o un 2 da questo jolly. E no, se tolgo il 3 non posso sfruttare il 2 che mi appare a... Cioè, posso scartare questo, sì, uno di loro. Anzi, sì. Sì, perché ho molti cuori, sì, vai. Penso di odiare questo mondo, ma... Meglio di niente. Meglio di niente. Meglio di niente. Cominciamo così. Ho comunque tre mani. Due, tre, dai! Un quattro! Uno, due, tre, quattro, cinque. Sei, sette, cinque, sei, sette, otto, no. Ho solo uno scarto. Allora... Buttare gli assi è brutto però, eh. Cioè, piuttosto faccio coppia. Mi sono fissato con le scale perché ho più 12 moltiplicatore. Capite? Ora ho capito come si gioca comunque. Madonna, più 6 moltiplicatore. Ah, ma è molto facile vincere in realtà. Non c'ho... Finalmente. Finalmente. Ok. Ho meno 3. Apri. Alta. 6. No. Non è da fare, non è da fare. Prossimo round. Selezione. Let's go! 1, 2, 3, 4, 5. No! Ho già un più 3. Non devo farlo. Non devo farlo. Non caschiamoci.
No, non devo, no, non voglio perdere il moltiplicatore del non usare le figure. Niente figure, niente figure, amici. Scartiamo le figure. Guardate, guardate. Ma più 3 non è niente. Ma aumenterà, aumenterà. Aumenterà, è già più 3, vedete, è più 3. Non è più 0. Ma diventerà più 4, e poi più 5, e poi più 6, se non le uso mai. Scala lentissimo. E allora lo venderò. Dieci, 18, 29 per 4, 120 per 12. Errore enorme ho fatto. Un errore fatale. Mi sa che tocca, ragazzi. Mi dispiace. Fa schifo, ma facciamo così per ora. Merda. Oh, Kengo Legend of the Nine. Quell'alieno. Piacere, ottimo. Allora. Ce la posso fare, eh? Ce la posso fare. Ho vinto per il rotto della cuffia, mi sa. No, per 1,5 moltiplicatore, mentre questa carta rimane in mano. Se non rimane in mano, la perdiamo. Però dite che 1,5 è poco. Mica tanto. Così abbiamo vinto, però. No, vabbè, così è fatta, cioè. Matematicamente, diciamo.
Comunque sarà anche un punto e clicca, ma stiamo letteralmente giocando offline come feedback. Ok. Neanche li ho guardati. Wow. Wow. Vogliamo fare tre cuori? E il resto lo saltiamo. Tutte le carte di cuori sono per... Dove la vedete scala, ragazzi? Non capisco. Non conosco le carte. Qual è la scala? J, Queen, K. Ah, l'asso conta come... L'asso conta come 10. No, 10. Ah, l'asso vale anche dopo il K. Ah, ok, quindi 10. Questo, questo e questo. Non ne avevo la più pallida idea, ragazzi. Non ne avevo... Ah, l'asso conta come 1 e 13. Ah, ok, figo. Beh, non male. Ok. Cos'è una carta bonus? Non lo so. Io scarterei queste quattro. Ah, più 30 fish in più è quel bonus, ok. Ok, 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 ok. È già qualcosa. Mi sa che questo vale tanto, eh? Ok. Abbiamo sconfitto il boss, amici. Incredibile. Incredibile. Mamma mia. Quindi vincere con tanti punti alla fine non conta. Devi solo vincere con meno usi possibile, no? Reach ante 4. First try. Dai. Jolly sbloccato. Obiettivo ante sbloccato. In casa 6 dollari.
riattiva tutte le carte giocate nella mano finale del round. Ok. Non mi è chiaro. Più uno carte della mano, figo. Apri. Foil, più 50 fish. Ah, merda. Eppure... Secondo me scartare tutto è meglio, ragazzi. Quello è un punteggio fisso. Meno 20. Salta. A posto. Seimila. Tutte le carte il fiore. Salta buio, cambia il buio boss. Che mi frega? No, no, facciamo soldi. Tanto il gioco non è fare soldi, a quanto pare, è arrivare avanti. Cioè, i soldi ti servono per migliorare il collezionismo, ma... 2, 3, 4, 5... E dai! 8, 9, 10... C'è scala. Ah, perché il lasso conta come 1! Vero, avete ragione. E lo sapete, devo studiare ancora un po'. Ok. Neanche tanto, a dire il vero. Comincia a essere difficile. 1, 2, 3, 4. Siamo quasi al colore. Scala ancora. 8. Ah sì, 7, 8, 9, 10 J. Ah, è vero. È vero, perché J è 11. Regina è 12. Re è 13. No? Perché sennò l'asso sarebbe 14. Mica l'abbiamo scoppiato. Vabbè, l'abbiamo sfondato. Vabbè, d'accordo. Vabbè. Ah, è giusto. Ok, 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 ok. E niente, è andata così. No, non era scala stavolta, dai. A posto, scoppiato. $4. Ah, costa 5. No. Che succede se tolgo questa? Mi ammazzano. Ah, non compri più niente, ok. E allora mi sa che... Questa è pericolosa. Manca un 9. 8, no, ah no, no, mancano diverse cose. Quindi... scarto tutto. Perché no, 1, 2. Ma non, se gioco questo perdo. Doppia coppia. Ma ragazzi, questa cosa se rimane in mano mi dà moltiplicatore, no? 9.000 è tanto, eh. Però così scarto. Posso provare una cosa, ragazzi? Io scarterei queste 5. Io scarterei queste. Fatemi ok.
Ok, ok. Allora, poi... Allora, scarto. Forse il 5 no. Questi tre. Magari tolgo uno dei tre. Vediamo. Vediamo. Uno, due, tre, quattro, cinque. Se no posso mettere lui. Cambia poco. Tengo l'asso? Non conviene. Se no faccio questo. Teniamo l'asso e il 2? Perché... Così abbiamo più valore. L'asso però potrebbe essere potente. Sono cose. Minchia, è difficilissimo vincere... Regina, asso 775. Ragazzi, comincia a essere difficile vincere. Mi sento un po' intimorito. Un po' a pelo, vero? Guadagni un dollaro alla fine del round. Guadagni $2 per scarto se non ne usi nessuno entro no. Ma il missile non possiamo permettercelo. Ragazzi, 12k non possiamo farli. Io qui devo eliminare tutto. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo l'asso, il 2 e il 6, ma è un terno all'8. Questo è un terno all'8 adesso, ragazzi. Mark, boom, salta Fossi, Fenna, regular Sam, Itami. Grazie. Qui, ragazzi, è una questione proprio karmica. Cioè, non si scappa. Lo so che asso e quadri, però l'asso è forte. L'asso è forte, quantomeno. È finita, ragazzi. This is our doom. This is our doom. Questa la giochiamo. Però è...
È proprio un giocarla del cazzo. Mille, insomma. Ho visto le carte che non danno, non hanno, esatto, io non pensavo che la carta non desse punti. Purtroppo non stanno uscendo i cuori, capite? Perché possiamo provare a... Stanno uscendo tutte le carte sbagliate. Devo fare scala colore di cuori, ragazzi. Oh, ma sti cuori? Stanno finite le carte! Sto pescando tutto tranne i cuori! No, no, non ho ancora perso, lo so, lo so, lo so. Però ho quasi perso. È l'ultimo scarto, ragazzi. Come? In che senso? Ah, dite che posso usare la scala. Sì. Perché io adesso ho 9, 10, G, Q, asso. No, 8. No, carta, aspettate, no. La scala non è 8, 9, 10, 11, 12. Ah, ok, ok, ok. Perché manca il re, è vero. $4,000 è tanto, dai. Ho ancora uno scarto. Non ho full, ma sei stronzo. Scusate. Ho colore, sì. Aspettate, facciamo il colore arrabbiato. Il colore più arrabbiato che c'è, questo. Ok. Colore livello 1, può livellare. Ecco, questo farà tanto moltiplicatore. Ora poi il resto... Cioè, dai, ora pesco e mi arrivano altri cuori, però. Ultimo... Ah, non è una cosa speciale, tre assi, scusate. Allora. Adesso io ho 4 cuori... Però full non vale la pena. Non vale la pena, ragazzi. Io ho una sola mano da giocare. Con full non faccio 4K, no? Facciamo i conti. Facciamo i conti. 1, 2, 3, 4, 5. Aspettate. No, non ce l'ho. Ah, sì, full. È 40. Ok? È 40. 40. Andiamo di calcolatrice.
Allora. Perché abbiamo un più qua. Sentite, niente calcoli, basta. Non sono così pavido, scarto. Ragazzi, sto scartando tutto quello che non è cuori. Lo sto per fare. Sto per scartare. L'ho fatto. Come la sono? Non fatemi spaventare. Non fatemi spaventare, sto male. Ah, che paura. Non sto, non sono pronto. Non sto bene, ragazzi. Lo so che è moltiplicatore, ma da 11 fish. Non fa nulla. Mi sa di no. No, no, dai, non si può. Non si può, non si può. È già qualcosa, ragazzi. Solo che così perdiamo molti cuori, eh? Se no possiamo... questo ormai non serve a niente. Perché se no possiamo scartare queste tre. E magari ci arriva una scala di colore. Che potremmo scartare. Però poi consumiamo uno scarto. Capite? Scala a colore è un moltiplicatore speciale. È qualcosa che provoca poi una magia extra. Vediamo.
Intanto, questo moltiplica tutto. Sessione dati e tua amica. Ah, ok. Ugh. Nessun buono. Ho tre doppie coppie, non va, non conta moltissimo. Questa viene utilizzata o no? Perché non fa parte della mano o sbaglio? No, accidenti. Quel moltiplicatore... Vabbè, scartiamola, non importa. Tanto, cioè, è difficile... Facciamo così. Sì, facciamo così. La buttiamo. Duemila. Come i deboli. Oh no. Ora bisogna scartare, ragazzi. Ora bisogna scartare. Ah, Tris di 5, però non è un full. Perché faccio questo e non ho full. Arriva dopo, vediamo un po'. Scarto questa. No, dai, questa no. Questa è questa. E l'8. Tengo l'asso. Tengo il 2. No. Facciamo così. L'asso lo tengo. Ma è riapparso lo stesso asso? Sono confuso. Ah, l'ho tenuto? Quindi mi è andata bene. Eh sì, infatti. Esatto. Ho fatto un errore fortuito. Ok. Una mano. Sentite, io li levo. Dai. Li levo. Nel deck rimangono abbastanza cuori. Abbastanza cuori. Dai. Dai. Ci sta. Ci sta. Hai un 8? Non di cuori. Non di cuori. Ho 9 cuori, però. Vai! No, non è full. Ah, sì, è full, ma preferisco il colore. Ragazzi, il colore è 4 moltiplicatori ogni volta. Cioè, ho il Joker dei cuori. Credo vinca comunque. Credo. Sì, ma comincia a essere invincibile, cioè non si fa.
tocca. Devo fare la scala build, ragazzi. È l'unica cosa che possiamo fare. Non abbiamo altra scelta. Sbaglio, è scontatamente utile questa cosa? No, perché poi bisogna vincere. No, dobbiamo giocare. Dobbiamo giocare, ragazzi. State con me. Non abbandonatemi. Gli dèi mi hanno abbandonato. Ora non c'è più speranza. Ok. Non ho scala perché mi manca il 5, no? Uno, due, tre, quattro, cinque. Quindi faccio 1, 2, 3. In teoria non dovrei togliere il 6 di cuori, posso dire? Io non devo togliere il 6 di cuore, ragazzi. Se tolgo il 6 di cuori, perdiamo un cuore. Non posso perdere i cuori. Togliamo il 2 di picche e di quadri. Ma non posso togliere il 6. 7, 3, 2. È quella. Pronti? Ragazzi, dovete tirare il dado, incrociare le dita e ogni estrusione del vostro corpo. Oh sì. Ok. Però aspettate, posso farlo con il 6. 2, 3, 4. No, aspettate. 6, 5, 4, 3, 2. Ok. Gioca a mano. Perfetto. L'asso vale di più. Però c'è il moltiplicatore. Non posso farlo col 7, perdo il 2. Ragazzi, i cuori fanno moltiplicatore. I cuori servono. Più cuore, più punti. La fiche è meno importante del moltiplicatore in questo caso. Dite? Se il 7 è più 7. Scala. Merda. Abbiamo quasi un'altra scala. 1, 2, 3, 4, 5. Merda, però non posso scartare tantissimo. Allora, il 10. Non posso perdere 40 punti così. Asso, K e 10. Che ne pensate? Perché... Anche 2, sì. Sì, anche 2. Però a questo punto tengo il 10. È comunque un cuore il 10, ragazzi. È comunque un cuore. Quindi asso 10 e 2. Ci serve un 3. Oddio. Aspettate. Quattro, cinque, sei, sette, otto.
Ci sono solo 3-6, ragazze. Abbiamo solo 3-6. Ah, merda. Oh! 4, 5, 6, 7, 8. Ok. 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 Questa è andata. Via, 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 via. Ok. E ora facciamo un bel 1, 2, 3, 4, 5. Addio e alla prossima. Ah, c'è un'altra scala, è vero. È vero. 9, 10, 11, 12, 13. Ok. 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 È una cosa completamente casuale. Bella però. Ed è anche 10 moltiplicatore. Ma non ho soldi. Non li ho. Non li ho, amici. Sì, potrebbe essere meglio di questa, in effetti. È vero. È vero. È vero. Cioè, paradossalmente questa adesso perde. Incredibile. Incredibile. Cambiare la build. Però così è fantastica. Carte pescate a faccia in giù dopo ogni mano giocata. Che vuol dire? Che vuol dire? Che non le posso vedere? E se non le vedo come si gioca a poker? Come si fa a giocare a poker se non vedi le carte, ragazzi? Non ho capito. Ragazzi, non so... In che senso? Ma che cos'è? Ma allora, che... Nel senso, ma che gioco è? Scusate! Ma che vuol dire? Giochiamo uno sparatutto con lo schermo spento! Ma che vuol dire? Ma scusate! Boh... No, aspetta, facciamo così. Ah, no, perché non è un 9. Non capisco, ragazzi. Vi giuro. Mi sfumo proprio, non capisco. Aspetta. C'è... Ok, aspetta. C'è qualcosa che possiamo fare. No, comunque, ragazzi, bullshit, dai. Ma che cazzo stiamo giocando a fare a sto punto?
sono orgoglioso di te. Ma sono un gamer, vuoi che non mi viene in mente? Io sono lo smart ass, no? Come sempre. E scartare le carte coperte non vuol dire niente, perché le successive me le pesca dritte? Ah, se scarti le peschi normale. È un bel rischietto, ragazzi, scartare 5 carte che magari hanno dentro il paradiso, comunque, eh? O le giochi sperando. Non ho full, vero? No. Solo Tris. È dispari? No. Sto per scartare queste carte, ragazzi, ve lo dico. Tengo solo l'asso perché potrebbe valere. Eccoci qua. E sono anche dispari, godo. Gioca a mano. Sto godendo particolarmente in questo momento. Sono tutti numeri dispari, ragazzi. Sono tutti numeri dispari. Incassa $6. No, no. Oddio, bella sta cosa però. 1,5 del moltiplicatore totale? Però non ho soldi. Questa è buona perché l'altra è in più 3, questa oddio santo. Ma sapete che niente tipi di mani ripetuti in questo round. Vabbè, ci sta, ok, ok. L'occhio. E niente mani ripetute vuol dire che non puoi fare full, full, scala, scala, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ci sta. Non è neanche così terribile, con tutti i bonus che abbiamo. Proviamo la nuova meccanica. Nella live deve esserci tutto. Oh, figo. No, casuale, merda, casuale. Se mi toglie un cuore è un problema. Però aggiungo 4 carte. Potenziate, non so neanche cosa vuol dire, ma... Ma... Scusate se sono un bambino, ma...
No. 30k. Ragazzi, rischiamo o proviamo il boss? Cioè, rischiamo, giochiamocela. Allora, cominciamo a scartare. 1, 2, 3. Quattro, cinque. Le scarto subito, eh? Via tutto. Butto tutto. Tranne forse... Oddio, la regina è una figura. La regina è una figura. Potrebbe tornarci utile la figura. La regina è un 12, vero? Se no possiamo fare... Sì, così. Ci sta. Ecco. Uno, due, tre, quattro, cinque. Tengo l'asso, ma non è bello, eh? L'asso è dispari. Il dispari potrebbe funzionare. Ok, ci è andata discretamente. Perché io posso fare doppia coppia e due numeri dispari. Che però è poco. Non me la sento. Ho quasi scala reale. Perché? 7, 8, 9, 10. Se no devo scartare questo. Scarto queste tre. O queste tre o tutti i fiori. Potrei scartare tutti i fiori. Molto rischioso. Ma è un gioco d'azzardo non a caso. Se no, tolgo un 7 di cuori e tengo il 9 di fiori. Cioè, la follia. Però potrebbe avere senso. Potrebbe non avere senso. I'm in danger. Ok? I'm in danger. Ho 17 cuori e 6 fiori. Scarta. Che merda di mano mi è uscita. Ma che merda! Questa è stata sfiga! Ho colore, ma non basta per sopravvivere. 1, 2, 3, dispari. Intanto facciamo colore. Ma ragazzi, a me serve scala. È di livello 3 scala. Non vincerò mai così. È un colore deprimente questo. Ok, l'asso ce lo teniamo per sempre. Poi 8, 9. Oddio, che disastro. No, 10k è tanto, ma... Lo so, è vero, ma... Però guardate, io... Devo togliere...
tutto. Ragazzi, devo togliere tutto. Patti chiari, amicizia lunga. Mi dispiace. Devo togliere tutto. Ma l'asso che ci faccio? È dispari, ma che ci farò mai? Scala, se mi... scala con 3-4. Poker. Ma questo non lo voglio giocare. Ma siamo sicuri di voler tenere il re? Scala e figura. Ma... fai poker, scala con K e donna. Con l'asso fai un botto di cose. Ma il moltiplicatore è importante, ragazzi. Mi serve il 50% di moltiplicatore. Quindi quello che potremmo fare è che io non posso andare da solo, in quanto non so esattamente cos'è scala reale. Maxas, Protosauro, Dion, Cantu, lo faccio presto. Aieie, It's Not Daco, Hysteria, Chimo. Allora, faccio questa scommessa. So che è strana per voi, ma devo giocarla da ignorante di poker. Oh no. Faccio schifo. Faccio schifo. Ho finito anche i cuori. Faccio schifo. Pensavo di fare un numero pazzesco. Allora, abbiamo chance. Intanto vediamo cos'è scala reale. 5 carte in sequenza che hanno lo stesso nome. Seme. Ah, è la scala figa, è la scala del colore. Ok. Pensavo che avesse i valori. Allora. Questi via intanto. Questa pure. No, magari. Quanti cuori ho? 4. Un asso, un 10, un 9, un 4. Allora. Ma scala reale qua è la stessa cosa, vedete? Non c'è scritto che debbano essere di valore alto. Via l'asso, dai. $5,000 è difficile non farle, ma questo è l'ultimo scarto, ragazzi. Paradossalmente dovrei togliere una delle regine. Doppia coppia potrebbe essere la salvezza, però questo multiplier ci serve. Tolgo il K e il J. Teniamo QQ asso asso. Questo è quello che farei da solo. Questo è quello che farei da solo, ragazzi. Oh no. Vabbè, 5K dovremmo farcela, dai. Perché se faccio, cioè, a sto punto faccio questo. Non è bello, ma...
No, no, dai, 5K e ce la facciamo, penso, no? Dai, 5K ci sta. Ah, non li faccio? Oh. Oh. Fuck. Oh. Ci sono due dispari. Merda, ho fatto 8K, dai. Ragazzi, ci siamo. Tocca. Questo è il boss. 40K. Voi fareste veramente full perdendo questa? Io questa la terrei in mano sempre, ragazzi. Per me questo non è male, perché sono tutti dispari. Questi sono tutti dispari, ragazzi. È impossibile che tu vinca. Ti credo. Però sono full dispari, capito? Al massimo posso scartare queste tre e fare un full dispari. Capito? Intanto facciamo questo. Troppo, troppo rischioso altrimenti. Per ora facciamo così. Altrimenti, cioè, se cerchiamo il full non ne vale la pena. Ci ammazziamo, ragazzi. Queste figure non le possiamo usare. Quindi le scartiamo. Arriverà il colore. Abbiamo tanti cuori. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Colore, livello 2. Gioca male. Molti pari, ma non importa. Non ce la faremo mai, ragazzi. Adesso non possiamo più fare colore, possiamo fare scala. Quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5.
dispari, pari, dispari. Merda. 7K e abbiamo vinto. Quindi ora 7K è possibile, solo che doppia coppia no. Scala no. Ci serve o un tris o un full. E noi abbiamo una buona chance di entrambi, anche perché abbiamo quelli... le figure, vedete? Quindi io ora toglierò queste. Ragazzi, dobbiamo scartare. No, aspettate. Dobbiamo scartare... Sette, dieci e otto. Siete pronti? L'asso serve perché è un moltiplicatore. Non posso elevare un moltiplicatore, ragazzi. È quello che ci aumenterà il punteggio. Lo scartiamo in extremis. Cazzo. Quanti sette abbiamo? Uno? Quanti K? Uno, merda. Ah, cazzo. Quanti assi ho? Uno. Perché in realtà altrimenti... no. Ma non posso fare doppia coppia. Scusate, con coppia non ce la facciamo? Perché abbiamo più 8 moltiplicatore, più 8... Vabbè, tanto non ci costa nulla rischiare. Allora, quindi ci scartiamo Q... 8. Ragazzi, vogliamo... cioè... Io devo scartare. Io devo scartare. Perché noi abbiamo un asso, un re, un 7. Potrei non togliere l'asso e fare Q8. Perché abbiamo, guardate, asso, re, 7. Asso 1, re 1, 7, 1. Se tolgo i due 7... sì, ci sta. Ma non so se la percentuale cambia in qualche modo. Cioè, potrebbe non cambiare. Perché alla fine ci serve o un asso o un re. La figura ci serve. Se pesco il 7, vabbè. Signori, tiro il D20. Ah, merda. Tutte cose a caso. Vaffanculo. Tirate il dado, ragazzi. Vediamo che numero esce.
Neanche un 7 però, eh? Ah, gioca carta alta. E come funziona? 3, regina. No, non ne vale la pena. Non vale la pena perché... O forse sì. Forse vale la pena, sapete? Questo è 10 per 2. Fermi, ragazzi, fermi un secondo. No, 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 fermi. Matematica. 10 per 2 per 8. Ah, carta alta conta solo una carta nel punteggio? Ah, merda. Ah... Fuck. Ah... No, non è vero che AA è la coppia migliore perché ci perdiamo il moltiplicatore. Quindi, ragazzi, matematica, salvaci tu. Non è possibile. Siamo stati come prima partita fantastici. Io sono contentissimo. Erano dispari, è vero, però... Ragazzi, meraviglioso. Episodio zero incredibile. Magari un giorno tornerà. Feedback di GeForce Now, meraviglioso. È stato ed è sempre un servizio che per ora quantomeno è incredibile. Non ho installato, non devo disinstallare, non devo fare niente. Siamo carichi come dei proiettili e grazie a tutti voi di essere stati con me. È stata una diretta bellissima. Più che altro mi è piaciuto come ho giocato. Mi è piaciuto. Perché da totale inesperto, proprio larva, wow, wow, wow. Bene, 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 bene. Ci vediamo alle 22 su Bloodborne, ragazzi. Ci vediamo alle 22 su Bloodborne. Buona serata, torno all'anima oscura e alla prossima.